Siamo con i ragazzi della 969 Esposito Boxing, è una delle palestre cremonesi dove si fa pugilato. Siamo con Enzo Esposito, che è tecnico federale e si occupa quindi della crescita di questi ragazzi, e con Mattia Esposito, che è il suo collaboratore. Prima di tutto facciamo parlare Enzo, che ci spiega un po' sia, diciamo, come funziona la vita della palestra, sia gli ultimi risultati ottenuti da Nicolas, che è, diciamo, la punta di diamante della palestra. Nicolas Esposito, pugile professionista, che ha, se non sbaglio, uno score di sole vittorie, credo. Sì, 10 match, 10 vittorie e 5 per KO. Ok, partiamo allora dalla palestra. La vostra palestra si trova dove? Via Caspari Pedone, numero 20, all'interno del cortile dove c'è il tournée. Ok, quanti atleti avete attualmente che frequentano la palestra? Allora, atleti agonisti, bene o male sono 7 che combattono per noi. E poi abbiamo un po' di amatori che eventualmente già con l'anno prossimo diventeranno anche loro agonisti. Abbiamo già 4 ragazzi che vogliono provare appunto ad avvicinarsi al ring e provare questo bellissimo sport. Vi allenate che giorni, che orari? Che così? Allora, la palestra è aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato mattina, a volte dipende anche se abbiamo qualche match in ballo. Comunque dal lunedì a venerdì, mercoledì e venerdì per gli amatori, mentre invece il martedì e giovedì prettamente per agonisti. Gli orari sono dalle 9 della mattina fino alle 11 e mezza e poi dalle 17 fino alle 21. Ok, poi c'è l'attività agonistica, gli incontri e riunioni. So che di recente avete avuto questo incontro Piacenza-Cremona, che è una specie di derby. Derby, esatto. E com'è andata? È andata bene, perché abbiamo vinto 3-2 per Cremona. Ok, e della vostra palestra chi c'era sul ring? Noi abbiamo portato 3 atleti della 969 e 2 della BC. Ok, e per quanto riguarda invece oggi siamo in piazza Stradivari. C'è questa, io la chiamo esibizione, non so se è il termine tecnico. Allenamento all'aperto. Allenamento all'aperto. Sì, ma giusto per promuovere un po' il nostro sport e fare un qualcosa di diverso dal resto. Poi tra l'altro a breve arriverà Nicola, si farà un allenamento anche lui, e così almeno si può vedere qualcosa di carino, ecco. Ok. E per quanto riguarda invece i progetti futuri, cioè i prossimi impegni dopo questo, che cosa c'è in ballo, che incontri? Allora, domenica prossima, cioè domenica questa, andiamo a Fidenza, portiamo 2 atleti a combattere, e per quanto riguarda i dilettanti, un evento importantissimo il 25 di ottobre, e Nicolas andrà sulla diretta Sky, diretta DAZN, e combatterà con un buon pugile che anche lui mira a diventare campione italiano. Quindi è tosto e vedremo chi porta a casa la vittoria. Ok, adesso facciamo parlare invece Mattia, il nostro secondo collaboratore di Enzo. Allora, prima di tutto, tu, se ho capito bene, sei il fratello di Nicolas, giusto? Sì, ok. A te chiedo, ti do a te il compito di descrivere che tipo di pugile è Nicolas, come caratteristiche tecniche, diciamo. Diciamo che sin da dilettante lui è stato un pugile, un picchiatore, nel senso ci sono due tipi di stile nella box, che è il picchiatore, ad esempio il Mike Tyson, e poi dopo lo stilista, che può essere un Muhammad Ali. Sì. Nicolas è sempre stato, da dilettante, che ha circa 60 incontri, è sempre stato un picchiatore, nel senso che stava sempre al centro del ring, cercava l'azione e più delle volte chiuso il match, anche prima del limite. Da professionista, facciamo che fino all'ottavo non incontro ha fatto la stessa box. Dopo stiamo provando, io e mio papà, a cercare di provare entrambi i ruoli. Quindi modificare un po' l'impostazione tecnica. Modificare l'impostazione, riuscire a lavorare le corde, fare da stilista, fra virgolette, essere un picchiatore, essere comunque versatile. Sì. Quindi è un momento delicato della sua carriera, perché so che non è semplicissimo cambiare stile. No, non è per niente semplice, più che altro perché è come non ripartire da zero, però usare una box diversa, portare colpi diversi, movimenti diversi, allenamenti diversi, quindi è tutta... Quindi c'è molto da lavorare. È difficile, sì. Ecco, tu hai fatto anche tu a livello agonistico. Sì. E come parliamo un po' di te, della tua attività da pugile. È andata bene, sono stato campione regionale nel 2014, se non mi sbaglio, interregionale, ho vinto il bronzo agli italiani a Napoli. E ho vinto il torneo Alberto Mura, che è un po' una Coppa Italia del calcio italiano. E ho fatto un ritiro in nazionale di una settimana. Quindi, diciamo, le tue soddisfazioni le hai avute. Sì, le ho prese. Anche se dai una mano anche sul piano, diciamo, fare allenatore, ecco. Sì, adesso sì, ho lo stop e ho deciso di intraprendere questa strada qua. Studierò per prendere un brevetto, l'attestato, e vediamo come va. Allora, bene. Siccome è uno sport che richiede sacrifici, tu da giovane puoi capire meglio i giovani, come si fa a convincere un giovane di oggi a fare uno sport che appunto, insomma, c'è da lavorare, ecco?
più che altro bisogna venire in palestra, perché fin quando si è seduti al bar a fare due chiacchiere non riesci mai a convincere i ragazzi, mentre se li porti in palestra e gli fai vedere realmente cosa si fa in palestra, gli fai vivere la realtà, se così si può dire, loro capiscono cosa vuol dire, perché la box tanti la vedono come uno sport violento, e la box è comunque nata in strada, quindi tanti genitori la vedono un po' come violenza in generale, no? Mentre invece il pugilato ti insegna a essere educato, rispettoso, determinato e deciso sulle scelte, quindi diciamo di riuscire a fargli a convincere a venire a usare il profumo del ring per riuscire ad avere effetto, sì. Ok, noi ringraziamo la famiglia Esposito, è la 969 Esposito Boxing, e per chi volesse la loro palestra è sempre a disposizione per chi volesse andare a provare il pugilato. Sempre.